intanto come organizzazione sindacale credo che vada fatta una riflessione anche sull'attività dei patronati. È chiaro che lo dicevano già loro che sono gli addetti ai lavori. Nascono per tutelare i più deboli e noi dobbiamo dire che questa operazione la fanno e la fanno bene. Basta che voi andiate tutte le mattine o anche in questo momento fuori dalla porta dei patronati per vedere il flusso di persone che frequentano questi servizi e che hanno in questo modo dei servizi gratuiti. Lo dicevano prima loro, il 90% delle persone in questa provincia entra negli uffici di patronati, indipendentemente dalla sigla. I contributi, lo dicevamo prima, sono pagati per l'esistenza dei patronati da lavoratori e imprese. Quindi non stiamo parlando di una riduzione di tributi, ma vogliamo capire questo minor gettito dove va a finire, che fine fa e qual è la finalità di una riduzione di questo tipo se non stiamo parlando di tributi. Il finanziamento che viene fatto dallo Stato verso i patronati non è un finanziamento a pioggia, ma è un finanziamento legato alle pratiche che ogni patronato svolge. Quindi se un patronato lavora e si sostituisce in questo caso l'attività che dovrebbe fare lo Stato gli riconosce un quantitativo che, se vogliamo dirla tutta, non ci serve, non copre neanche i costi che noi abbiamo per questa attività, tant'è vero che i soci, in questo caso parlo della mia organizzazione che è la CGL, nella nostra provincia mette un pezzo di quantità economica per coprire i costi che il servizio svolge e questi servizi alla fine vengono pagati dagli iscritti all'organizzazione. Un ulteriore taglio, perché un primo taglio è già stato fatto nel 2010, seppur minimo, un ulteriore taglio rischierebbe di ridurre andare al 50% la questione dei costi rispetto alle entrate, vuol dire che per reggere noi dovremmo mettere dei soldi per un servizio che lo Stato non fa più. E qui c'è un aspetto, se volete c'è un aspetto politico, perché è chiaro che diventa facile fare dei tagli e prevedere delle riduzioni su attività e su prestazioni che non svolge lo Stato stesso. È come fare, passatemi il termine, una gara d'appalto al ribasso. Vuol dire che io non metto in condizione coloro che oggi svolgono una funzione sociale e sostitutiva di un'attività che non svolge più lo Stato, lo faccio fare dando minori risorse e costringendo questo che fa questa attività a trovare non so quali sinergie per pagare gli stipendi agli operatori. Stiamo parlando di operatori che svolgono un lavoro di altissimo livello, di altissima qualità e che necessita di una formazione di un certo tipo, perché non stiamo parlando di dare una risposta su un preavviso di licenziamento, stiamo parlando di pratiche, di pensioni e che, sulle quali è giusto che l'utente abbia una risposta precisa, perché parliamo di prestazioni. E vorrei ricordarvi che l'INPS e lo Stato paga in base alle prestazioni che vanno a buon termine. Vuol dire che se io sono incapace, faccio delle prestazioni e non arrivo a derogare poi la pensione, se ho detto, passatemi il termine, se ho ipotizzato che un lavoratore doveva andare in pensione e sbaglio i tempi, questa pratica errata non mi viene chiaramente retribuita. Quindi c'è un aspetto politico, noi crediamo che il governo debba decidere, può anche decidere di riprendersi in capo questi servizi e gestirli direttamente, ma probabilmente si accorgerebbe che spenderebbe il triplo di quello che oggi spende, oppure dica chiaramente che vuole che i cittadini oggi paghino questi servizi e si accolga la responsabilità di questa scelta. Non vorremmo che domani i cittadini che oggi frequentano tutte le nostre sedi, i nostri patronati, poi ce l'abbiano col patronato di turno perché mette magari un servizio a pagamento che oggi non è previsto, ma ci aspettiamo anche che qualcosa possa anche cambiare, perché o saltano i patronati dal punto di vista economico o c'è qualcosa che gli dà la possibilità di sostenersi sostanzialmente. Quindi se lo Stato, se il governo ha cambiato opinione sui patronati e crede che questi debbano diventare servizi a pagamento per i cittadini, che lo dica e se ne assumono le responsabilità. Prima riflessione che vorrei fare
e riguardo anche al ruolo di segretariato sociale che sostanzialmente i patronati fanno. Su 10 persone che si rivolgono ai nostri patronati, 3-4, adesso non vorrei dire dei numeri così a caso, però sono quelli che si rivolgono per la natura istituzionale del patronato, cioè per fare un'istanza ad un istituto, chiedere una pensione, una revisione. Tante persone si rivolgono a noi anche come diciamo elemento di filtro delle informazioni rispetto a tutti quelli che sono i servizi che lo Stato può dare. Cioè uno quando non sa dove sbattere la testa per qualsiasi ragionamento si rivolge ai nostri patronati. È chiaro che nel momento in cui dovesse passare questa norma nella legge di stabilità, una delle prime cose che dovremmo fare a partire dal 1 gennaio del 2015 sarà quella di selezionare quelli a cui rispondere. Risponderemo soltanto a quelle persone che vengono da noi a fare delle pratiche per cui ci sarà un ritorno di tipo economico e dovremo, ahimè, dire a tutte quelle persone che sono nel bisogno e che vengono da noi per altri motivi che purtroppo devono mettersi, farsi da parte e se ci sarà tempo potremo dare una risposta anche a loro. Credo che sia una risposta sbagliata nei confronti dei bisogni che continuamente invece sono in crescita del nostro paese. Non aggiungo altro perché i colleghi hanno già ampiamente motivato quelle che sono le questioni della nostra protesta. C'è un forte problema anche occupazionale perché mettiamo in discussione diciamo, i dipendenti e i patronati, però io credo che sia opportuno mettere prioritariamente in campo quello che è il rischio che il sistema paese incontrerebbe nel momento in cui domani non ci fossero più i patronati. Noi questa nostra proposta, questa nostra posizione la porteremo all'esterno, stiamo valutando tutte le possibili iniziative per coinvolgere tutta la popolazione. Popolazione, tra l'altro, attenzione, popolazione iscritta e non, perché il patronato non è che chieda la tessera a chi entra, il patronato è un istituto, un ente a disposizione di tutti i cittadini, gratuitamente accoglie tutti i cittadini, non è un problema di CGIL, CGIL piuttosto che altro. Da noi si rivolgono tutti i cittadini, quindi è un servizio universale che ci viene riconosciuto peraltro anche costituzionalmente e che oggi con questa, diciamo, legge di stabilità viene fortemente minata. Stamattina riguardavo il titolo della Costituzione che parla di diritti per capire quanto sia profonda nella nostra Costituzione un concetto fondamentale che riguarda un diritto dei cittadini e un dovere dello Stato. I cittadini hanno formalmente diritto ad avere una serie di servizi che rispetto a questi progetti che sono sacrosanti per la loro vita a poter godere e vivere della loro vita. Che sono delle tante cose che vi è stato detto, no? Che vanno dalla previdenza, delle tante cose. Lo Stato ha il dovere costituzionalmente di dover fornire questi servizi allo Stato. Noi siamo, in mezzo a questo processo costituzionale che c'è stato, siamo entrati in gioco, diverse strutture, dappertutto, in termini confederali, anche altre associazioni, per svolgere questo ruolo e lo Stato ce l'ha affidato. Non ragioniamo però soltanto di un ruolo del sindacato in termini d'area. Mettiamo in discussione oggi fondamentalmente un diritto sacrosanto, costituzionale che ogni cittadino di questo paese ha. Mettendo in discussione il ruolo dei patronati si mette fondamentalmente in discussione un diritto della gente. Sapendo le cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, ha detto in modo molto chiaro, che il domani non è chiaro. Perché per mille ragioni oggi gli enti che formalmente con noi in parallelo lavorano su queste cose hanno rinunciato una parte di loro delegandole a noi. È arrivato il problema in Italia 15 anni fa degli stranieri, questa cosa oggi è gestita, anno per anno ci hanno dato queste funzioni, sono tutti elementi che pian piano si sono aggiunti alle attività dei nostri patronati. Noi abbiamo una funzione confederale, come CGIL, CGIL, ma anche le altre ovviamente. Confederale vuol dire che, a differenza di qualcuno che pensa a livello governativo, dobbiamo limitarci a fare contratti, noi insistiamo ad occuparci del paese, della gente, dei loro diritti, delle loro condizioni, che è il nostro valore, diverso da altri. Esistono sindacati corporativi, no, di parte, che non fanno questa cosa, noi lo facciamo come scelta di carattere generale. Ecco perché oggi siamo qui con loro, con i nostri patronati, per sollevare, per affrontare queste cose. Come continueremo? Guardate, noi ci rivolgeremo alla gente, a voi, voi siete persone che siete qua a fare il vostro lavoro, ma voi contribuite all'attività dei patronati, perché dai vostri contributi previdenziali, una quando non la vedete,
diventa in busta paga, ma una quota, quello 0,227, che diventerà 0,104, e dentro viene una volta che va alla raccolta, una parte va per questo tipo di funzione, perché noi vogliamo rivolgerci fondamentalmente all'opinione pubblica. L'opinione pubblica oggi deve comprendere come è grande questo errore, come è sbagliata questa scelta e come agisce su un fronte molto delicato. Oggi il tema dei diritti, i diritti di poter vivere civilmente in un paese con una condizione di servizio di benessere, leggete come volete, per poter affrontare gli elementi burocratici di questo modello che si avvolge dal tema dei diritti è per noi fondamentale, lo è di più ogni giorno. Pensate soltanto al sistema previdenziale. Chi viveva 40 anni fa pensava alla pensione di 35 anni per il 2% se pensava in pensione. In quegli anni, dal 1995 ma ancora prima, è un'evoluzione costante, c'è un po' come sul fisco, no? Ogni giorno si cambiano, si paga lì un giorno prima che esca la norma, un giorno dopo che paga la norma con la scadenza. Il sistema oggi si svolge in questo modo, è complicato per tutti, è anche triste per certi aspetti, perché la civiltà di un modello è anche la trasparenza, la modernità e l'efficienza. Bene, oggi la gente si troverà veramente spiazzata su queste cose, quindi non possiamo uccidere da questo punto di vista. Stiamo apprezzando che molti parlamentari hanno compreso qual è questo modello, come va sostenuto, che si vada ad abrogare questa norma. Noi continueremo. Continueremo vuol dire che di giorno in giorno, e vi preghiamo di seguirci nelle informazioni su queste cose, noi continueremo con iniziative in funzione di come andranno le vicende parlamentari, di come questa legge uscirà, se ci sarà dentro o no questa norma. Quindi oggi è solo il primo appuntamento di un confronto che continueremo, vi è stato detto quali saranno le nostre iniziative, ve ne saranno anche un più importanti a livello nazionale in cui si sta discutendo, con alcuni centri di intervento, Milano, Genova, Torino, Roma, stanno ragionando di alcune cose, faremo qualche iniziativa anche ovviamente un po' provocatoria, ma per far capire all'opinione pubblica come questa norma sia sbagliata. Non ci stiamo occupando loro, vanno soltanto di quello che pensa che sia il sindacato, i lavoratori pensionati, no, i cittadini complessivamente sono interessati a questo diritto e su questo ovviamente continueremo a muoverci nei prossimi giorni.